No, io ribadisco, è chiaro che lo sconcerto, mi permettete anche un po' di arrabbiatura per quello che è successo attorno alla discussione sulla scuola, perché se la discussione fosse stata impostata, al di là del modo delle opinioni che possono essere diverse, come oggi, anziché rincorrere quelle volgarità e le fandonie che ho raccontato in piazza, oggettivamente forse avremmo educato la gente a parlare di scuola, perché della riforma della scuola, la cosa che mi aveva colpito, mi aveva veramente entusiasmato, era due parole d'ordine, uno in particolare, la responsabilità del territorio, la responsabilità della gente per quanto riguarda il percorso educativo. Cioè che è evidente, noi abbiamo il vizio di dire la scuola, ci pensa la scuola, ma la scuola è inserita in un contesto. Perché diceva così bene, andate alla regione sanità a Napoli, abbiamo altri 100.000 dispersi tutti gli anni, ma non è sempre la stessa scuola dello Stato. Allora, il fatto di responsabilizzare la gente ad assumere le responsabilità vere del percorso educativo, di conseguenza anche della scuola, è estremamente importante. L'altra cosa che mi fa inferocire, sono un circo del PD e sono iscritto al PD da sempre, è il fatto che a subire e affossare una discussione seria sia stata la guerra di bande all'interno del Partito Democratico. Perché obiettivamente, quando io leggo tutte le provocazioni che avete, e cose ben interessanti che avete detto prima, per consentito un minimo di polemica, se la regione è ai margini, obiettivamente siamo sicuri che le regioni d'Italia abbiano fatto una così bella figura complessivamente come istituzione? Allora, sapete benissimo che se ci fosse un referendum verrebbero abolite, per cui facciamo anche questo piccolo di nale. Perché dico guerra per bande? Perché guardate, si è demonizzato il preside, è l'unico dirigente dello Stato, sono circa 8.000, che ha un controllo sociale straordinario che non ha soldi in mano, gli altri finiscono con Buzzi. È chiara la questione? Quelli sono i dirigenti da tenere sotto controllo, non i presidi. Mi fa veramente incavolare che tutto questo percorso, noi, insomma, la riforma, l'autonomia scolastica l'abbiamo inventata noi, legge del 98. Applicata 1 gennaio 2000. Nel frattempo abbiamo fatto saltare un governo con Vedi Berlinguer, perché come diceva Davide, tutte le volte si parla di riforme, poi la scuola, i governi della Repubblica sono sempre saltettati, scuola, riforma della scuola, delle pensioni, ricordate da vedere un po' in giro. Bene, contestualmente si era detto, per forza faccio l'autonomia, devo fare la modifica degli organi collegiali, sono del 74. Cosa significa modifica degli organi collegiali? Uno, il consiglio d'istituto deve essere qualcosa di diverso. Due, quel disgraziato del dirigente dovrà essere qualcosa di diverso, visto che in mezzo al consiglio d'istituto nuovo e al collegio dei docenti, che è, diciamo, un'emanazione costituzionale, l'autonomia di insegnamento, libertà di insegnamento deve rimanere. Allora, questo riequilibrio lo dovevano fare nel 98 o nel 2000, a sempre che aspettiamo. Da qui in mezzo ci sono la gestione, il contratto della scuola. Ho sentito anche quelle castronerie dei docenti, perché esempio, il contratto della scuola prevede un mese solo di ferie, prevede l'orario, andatevi a leggere l'articolo, credo sia ancora il 33-36, che cos'è l'orario scolastico, è l'orario di cattedra, e si continua a confondere l'orario di cattedra con l'orario, che è quello di un dipendente pubblico, normato credo da un DPR del numero 3 del 57, che sono 36 ore settimanali. Nella scuola si è deciso che si fa l'orario obbligatorio di cattedra, le famose 40 più 40 delle funzioni D, più il resto è tuo, con tutta una serie di obblighi nel contratto. L'avete mai visto applicato? Avete mai visto applicato l'articolo comma 2, articolo 88 del contratto, perché riguarda tutto l'arricchimento e la ricerca, la formazione e quant'altro? È tutta roba prevista nel contratto, che è tutta una serie di inghippi burocratici, sindacali e quant'altro, ho fatto il dirigente sindacale per 10 anni, è stato piantato lì, come la porcheria che ho sentito sui precari. Scusate, io ero, non per fare la questione personale, il problema del precariato, io non ho capito bene come si sia sviluppato, perché sono oggettivamente un ingenuo, poi seguo il modello Colombo, segui i soldi, cavolo. La Costituzione prevede, i soliti soloni difensori della Costituzione, che tu entri nello Stato con concorso pubblico della scuola 99,
Ok? Bene, dopodiché continuiamo a inseguire delle graduatorie che sono una porcheria. Chi guadagna sulle graduatorie? Andateci a vedere. Dunque, lo Stato sulle graduatorie, su ogni assunto dal 2000 in poi, e sono almeno 300-400 mila, sono 12 mila euro, perché uno che va in pensione costa 12 mila euro in più rispetto a un lavoratore neoassunto, e su questo ci ha marciato continuamente. I nuovi assunti dal 2000 sono senza ricostruzione della carriera, rimangono i 12 mila euro. Dopodiché, per stare nelle graduatorie, fateci ben caso, voi dovete fare dei corsi, perché i punteggi, se no non avanza, e voi andate indietro, non verrete mai assunti. Lì i consorzi universitari e quant'altro hanno incassato per ogni lavoratore, siamo nell'ordine di 300.000, non meno di 5-6 mila euro per i vari corsi, per avere i 12 punti, andate attorno a un miliardo di... Ok? Dopodiché ci sono anche i sindacati che hanno accompagnato la paura dei docenti, non lo capisco la scuola, un docente che ha paura di confrontarsi con un concorso, perché io sono già lì, basta che io aggiungo dei miei punticini, mi fa comodo fare il sindacato così. Abbiamo fatto delle battaglie per avere i concorsi, tutti contro. Bene, per fare l'assistenza alle graduatorie permanenti che dura di tutti gli anni, lì ci sono in ballo un minimo di 100.000 tessere tutti gli anni. Seguite i soldi, io non vorrei arrivare a quel tipo di ragionamento. Bene, proposte, noi quando c'è stato il dibattito sulla scuola pubblica con alcuni compagni ho spiegato delle nostre proposte, perché bisogna essere concreto. Si è detto, la riforma per me non la fate entro il 30 giugno, fate un decreto applicativo propedeutico a dove fate un patto con i lavoratori che anche su parte dei sindacati, dopo almeno due righe lo dico, modifica tempo, cioè erano decreti di carattere provvisorio, transitorio, propedeutici alla una discussione più attenta, per portare la discussione su questo tema, che riguardava uno la modifica subito degli organi collegiali. Da settembre si fa la nuova modifica, dentro ci devono essere i comuni, organi collegiali non più di 9 o 12 membri, dentro le autonomie locali, perché io il piano dell'offerta formativa la devo coordinare con un piano di supporto all'autonomia scolastica. Se non ci sta dentro il comune, un comune che mi dice ti do la mensa, ti chiederà anche il tempo pieno? Ma un comune che ti dice non ti do la mensa, come fai a chiedere a fare un piano dell'offerta formativa con il tempo pieno? È chiara la questione. Questa era una delle proposte che era stato fatto. Una delle altre proposte che si era stata fatta era, e qua riprendo un ragionamento del documento di Davide, i comuni, tutto il sistema dei servizi attorno alla scuola, l'idea della scuola aperta tutto il giorno, costa almeno il 30-35% del sistema, tra mense, trasporti, boiate varie. Non si può il sistema ATA metterlo a parte. Faccio un altro esempio, partenza dell'autonomia, legge che non mi ricordo più, comunque beh, ve la risparmio. Bene, il 1° gennaio del 2000 i servizi mensa rimangono i comuni, il comune non ha più personale per fare il servizio mensa. Qui è successo un po' di ferio. Bene, io mi ricordo che i servizi mensa gestiti direttamente dai nostri istituti, previa convenzione, che poi stranamente sono tutti falliti, sono lì a cooperativi, non so se amici o non amici, comunque fa niente, comportavano già allora un risparmio solo per la provincia di Bologna di non meno 1,5 milioni. Chiaro? Per i comuni ci sono ancora qualcuno che lo sta facendo. Ok, questo aspetto comportava un ragionamento, se sostenuto anche dall'autonomia, che non hanno sostenuto, una ridefinizione degli organici. Noi abbiamo sempre chiesto un organico, ad esempio il personale ATA, perché svolgesse tutti i territori del territorio. Se sto aperto fino alle 8 sarà diverso, se sto aperto fino alle 2. Bene, sapete qual è stato il risultato di queste nostre battaglie? Che nella determinazione degli organici, anziché prendere in esame il taglio sulla base generale, hanno fatto il taglio sulle complessità, per cui gli istituti con il doppio D sono uguali a quegli altri. Questo è quello che è successo in quei tutti insieme appassionatamente, destra e sinistra. Questo aspetto noi l'avevamo indicato, non sottovalutato, perché obiettivamente ai comuni il pasto, il trasporto è ovvio che c'è, ma tutti i servizi che vengono dentro la porta devono essere assunti in pieno titolo dalla scuola, si risparmia un sacco di quattrini, si può reinvestire, cito un comune, non lo cito, un comune che per effetto della convenzione poteva consegnare al suo dirigente scolastico 50.000 euro, perché con la convenzione ne risparmiamo 90.000. Chiaro? Su questi, ecco, solo sempre sulla questione
che avevamo suggerito del provvedimento provvisorio. La modifica degli organi collegiali comporta un dato estremamente interessante, perché mi fa già tutto il pezzo della valutazione. Invalsi ci deve essere, anche qui contro l'invalsi, perché l'invalsi cavolo se ci deve essere, lo faccia meglio e quant'altro. Un consiglio d'istituto che abbia il compito di atti di indirizzo, di verifiche e degli obiettivi, fa già una parte di valutazione di sistema, sì, ho capito, però fa già la parte di valutazione di sistema. Questo mi consente poi anche la procedura, che ci vorranno 2-3 anni, per la valutazione individuale. Per accompagnare questo processo si era fatta anche un'altra proposta, il famoso patto con i lavoratori, perché non posso andare a fare una riforma della scuola senza valorizzare il personale, perché il 90% delle spese delle docenti sia ancora quella, e riguarda oggettivamente il personale. Qui dobbiamo saltare immediatamente gli scatti automatici, perché gli scatti automatici comportano due questioni di fondo. Uno, la differenza di 12.000 euro che vi dicevo prima, dove già il 60% con le ultime assunzioni sarebbero tutti a zero. Ok? Cosa me ne frega a me di 100 euro in più se prendo 12.000 in più? Cosa mi impegno a fare? Con un patto molto serio, fino al 2018 si va a riequilibrare i salari più bassi, che hanno anche un effetto previdenziale, si va col sistema contributivo. Bene. In secondo luogo, una presentazione in sede di parlamentare di atti di indirizzo, che dal 2018 in poi, tanto prima del 2018 non si fanno contratti, in poi un impegno nelle varie finanze pubbliche per la valorizzazione del personale della scuola. È evidente che si va tutta nella direzione che diceva Cerini prima, perché già adesso non è vero che non si può tenere aperto la scuola mattina, sera, se ho quelle dei comuni. L'orario di 50 minuti, alcune scuole, già a Bologna lo facevano andare, non c'era più il tempo prolungato alle medie, ma con l'orario di 50 minuti, sono 70 ore a testa. Bruno, non ho il campanello, però ti devo dire. Ah, però almeno questo lasciatemelo dire. Faremo altri incontri. Con 70 significa tenere aperta la scuola al pomeriggio e fare i famosi laboratori. Okay. Perché è saltato questo? Una circolare della signora Moratti lo saltò, perché anche ho esperienza personale, attenzione, c'era gente che le 60 ore non le faceva, e stava per arrivare alla finanza in sulle scuole. Io ti lo scuso se non un po'. Bruno, le cose che hai detto sono materie sindacali, che per... No, materia sindacale è questo? Non so. È istituzionale. D'accordo, però sono materia che chi è nella scuola conosce bene, però messo giù per la te e scrivicene, d'accordo? Qua c'è un impianto un po' alla carro, se lo no. Bruno, lasciami dare la parola anche agli altri, quasi sì. Che me l'hanno chiesta, sì, buono. E Giorgi? No, non io sì. Mi scuso con voi, ma non è un'offesa, no, per me che sindacato una vita, dai, no, allora. Mi devo solo scusare, ma la famosa cena di Cerro Ferrara, e quindi